Buongiorno ragazzi e ragazze, vi do un caloroso benvenuto a questo corso di matematica che affronteremo insieme. Già dal titolo vedete lì Flip Math, perché la metodologia didattica che utilizzo per fare matematica, anche fisica in realtà, è appunto quella della classe capovolta, cioè della Flip Classroom. Chiaramente le lezioni che vi troverete ad affrontare, a vedere se vogliamo anche da soli, quindi a casa, chiariamo subito che non sono, come dire, la completezza della lezione. Mi spiego meglio. Quello che andrete a fare, cioè con vedere quella lezione, sarà l'inizio, se vogliamo, di quell'argomento. Quindi non è un qualcosa di esaustivo, cioè di completo di per sé, non è che vi assegnerò di vedere un video e lì finisce, come dire, l'argomento. Quindi è chiaro che poi in classe riprenderemo scusate, quell'argomento, lo approfondiremo, faremo esercitazioni pratiche, quindi man mano sull'argomento proposto. Quindi vedetelo solo come un inizio. Però questo vi dà, se ci riflettete, un'opportunità non da poco, cioè quella di non dover ascoltare, la lezione per la prima volta in classe e una sola volta, perché in una lezione frontale voi ascoltate la lezione quella volta. Invece con il video che io vado a proporre avete ovviamente la possibilità di, rivedere quella lezione, insomma. La lezione c'è chiaramente anche qualche piccolo esempio pratico di applicazione di quel concetto appena dato. Lo potrete rivedere, dicevo, tutte le volte che vorrete, quindi anche nell'immediatezza dello studio, quindi più volte, ma anche a distanza di tempo, cioè anche un mese, 2 mesi dopo, come per una sorta di ripasso. Non ultimo, vi suggerisco durante queste lezioni, quindi capovolte, quindi che inizierete a casa con questo video, di prendere appunti, perché è importante soprattutto in materie scientifiche, quale matematica, ma anche mi riferisco alla fisica, di appuntare tutto sul quaderno. Quindi quello che del resto fareste se stessi in classe a prendere lezioni, diciamo a scrivere la lezione che il prof vi sta tenendo in quel momento, con anche qui ulteriori vantaggi. In ogni momento voi potete mettere pausa sul, diciamo, sul video, appuntare quello che c'è da appuntare e poi andare avanti. Laddove qualcosa non è chiaro, potete anche ritornare un attimino indietro. Quindi, insomma, cioè, avete la possibilità di vedere la lezione, ma non per forza tutto d'un fiato, quindi mettendo tutte le pause che vorrete e potendo far sì che veramente gli appunti siano anche scritti bene. Quindi potrete poi allargarli con dei commenti che scriverete voi stesso, semmai cose che anche io avrò detto a voce, ma non ho scritto, per così dire. Quindi questo è un po' la struttura, diciamo, di questo modo di fare lezione che, dicevo, si chiama Flip the Classroom o classe capovolta. Quindi l'inizio di ogni argomento sarà con un video proposto per voi da fare prima della, come dire, lezione vera e propria, poi che affronteremo in classe. Questo è quanto. Poi chiaramente durante le lezioni anche in classe avrete modo di porre tutte le domande che vorrete, sia di carattere, come dire, organizzativo, ma anche ovviamente carattere di tipo specifico, cioè sul singolo argomento, e nulla ci vieterà di ripetere parte di quell'argomento, seppur affrontato già in quella video lezione a distanza, diciamo così. Quindi non, il bello di questo modo di fare lezione è che non esclude nessuna possibilità, quindi laddove sarà necessario rispiegherò, come dire, dal vivo, diciamo così, scusate, un qualche argomento che, di cui voi stessi mi chiederete di, insomma, di approfondire, di ripetere meglio qualcosa.
Va bene, vi ringrazio e come detto, benvenuti in questo mio corso. Grazie e buona giornata.